Breve introduzione al nuovo pensiero. Il nuovo pensiero, New Thought, è un movimento nato nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti. Secondo il nuovo pensiero, l'universo è governato da un'unica legge, la legge di attrazione, che è anche la legge della vita e dell'amore. La legge di attrazione opera a ogni livello dell'esistenza. Attraverso la legge di attrazione Dio si manifesta e agisce. Attivando la legge di attrazione, ogni uomo e ogni donna possono attrarre a sé ciò che desidera. Infatti, come per un magnete, l'uomo che ha attivato la legge di attrazione ha la forza di attirare a sé ciò che desidera. Un uomo pessimista, negativo, attirerà a sé persone ed eventi negativi. Al contrario, attivando uno stato mentale di positività, sarà in grado di attrarre abbondanza e benessere. Il nuovo pensiero riconosce per la prima volta un potere straordinario, il potere del pensiero, un pensiero capace di costruire la realtà e di modificarla, un pensiero in grado di allontanare e sconfiggere la malattia e di portare ricchezza e felicità. È importante precisare che entrare nella corretta dimensione di attrazione non è facile. I pensieri negativi di dubbio, di paura, emergono sempre dal subconscio. Per il nuovo pensiero, infatti, le operazioni mentali hanno una doppia origine, conscia e subconscia. Il conscio implica processi mentali volontari, mentre il subconscio, lo scrigno del potere del pensiero, opera sempre, orienta gusti e sensazioni, ripesca fatti e nomi nella memoria e riesce a effettuare operazioni talmente difficili che nessuna mente conscia potrebbe effettuare. Così, se un uomo o una donna vogliono realizzare e manifestare ciò che desiderano, devono sempre mantenere attiva la visione, da qui l'importanza del potere della visualizzazione, del compimento del loro obiettivo. Ogni uomo e ogni donna devono quindi agire come se avessero già ottenuto ciò che desiderano. Qualunque sia l'obiettivo, salute, amore e ricchezza. Infatti, questi obiettivi sono già tutti realizzati e registrati nella mente divina, la mente superconscia, presente in ogni uomo e in ogni donna, e si manifestano nella contingenza attraverso l'uomo. Ognuno di noi è un canale di manifestazione del grandioso potere divino. Per questo, tutto ciò che desideriamo, possiamo realizzarlo.